Benvenuti alla puntata numero 27 di Electric Motor News, ed è tornata dalle sue vacanze la nostra Serena. Benvenuti a tutti, sono tornata. Io ho voluto farti paparazzare, ma non mi hai detto dove sei andata. No, assolutamente, segreto. Vabbè, le ragazze della televisione sono così. Allora, torniamo al nostro discorso di Electric Motor News, perché mentre tu sei stata in vacanza, io ho tirato il carretto qui in studio a lavorare. Qualcuno doveva pur farlo. Esatto. Quindi c'è un nuovo sito internet. Sì, infatti Marcello ha lavorato per noi e ha lavorato al nuovo sito di Electric Motor News, che troverete all'indirizzo www.electricmotornews.eu, pieno di novità, prodotti e informazioni. Anche su YouTube invece abbiamo visto parecchie visite, con molta soddisfazione devo dire, perché in quasi 5 mesi sono stati 26.000 visite, e quindi la gente si vede che si interessa alla problematica dei veicoli ecologici. Questo naturalmente ci fa molto piacere, anche perché è il nostro lavoro che viene riconosciuto, ed è una buona cosa, nel senso che c'è qualcuno, lo vedremo più avanti, che ha anche fatto un'importante lettera con qualche difettuccio, tra virgolette, di una vettura che noi avevamo presentato. E quindi questo alla fine è il motivo di esistere delle Electric News, quello di informare riguardo i veicoli ecologici. Sì, e se volete appunto vedere i nostri video su YouTube, dovete andare sul sito www.youtube.com e inserire nel motore di ricerca Motor News. E dopodiché compariranno le nostre clip, che sono circa 150 e trattano diversi argomenti. Esatto, adesso abbiamo parlato di noi e basta di autocelebrarsi, e cominciamo a lavorare, per così dire, con il primo servizio di questa puntata, che riguarda la Chevrolet Volt, rivista da quella che avevamo presentata dopo il salone di Detroit. Adesso si vedrà al Salone Internazionale di Francoforte, e noi sentiamo anche le dichiarazioni di importanti persone che riguardano il mondo General Motors. General Motors ha presentato allo scorso Salone Internazionale di Shanghai, e verrà riproposta anche a Francoforte, una nuova versione della struttura elettrica E-Flex, configurata con il più recente ed efficiente sistema General Motors di fuel cells ad idrogeno. Questa seconda versione del sistema E-Flex si avvale della quinta generazione delle fuel cell General Motors e di una batteria al litio-ion che assicura una percorrenza di 483 km con alimentazione ad elettricità e senza alcuna emissione nociva. Il veicolo E-Flex alimentato a fuel cells è un autentico veicolo a emissione zero, che sfrutta tutta l'elettricità proveniente dalle fuel cells ad idrogeno e dalla normale rete elettrica. È un sistema di innesto che ogni volta che viene ricaricato prolunga di ulteriori 34 km l'autonomia del veicolo, riducendo le soste necessarie per il rifornimento. Il sistema E-Flex è una soluzione completamente elettrica e flessibile per una piattaforma automobilistica che può essere configurata per funzionare sfruttando elettricità oppure molte altre fonti energetiche differenti. Il primo veicolo ad utilizzare questa soluzione è stato il prototipo Chevrolet Volt, un veicolo dotato di una batteria che garantisce un'autonomia di 40 miglia e che utilizza un piccolo motore alimentato a biocarburante con un generatore che ne prolunga l'autonomia fino a 1030 km. Il vantaggio di E-Flex consiste nel fatto che permette di montare nello stesso spazio sistemi di propulsione differenti secondo la fonte energetica disponibile in un determinato paese. Secondo studi indipendenti, i veicoli a fuel cells alimentati ad idrogeno garantiscono una maggiore efficienza complessiva e minori emissioni effetto serra rispetto ai motori a propulsione interna alimentati a benzina, considerando il ciclo completo di produzione della fonte energetica ed il suo successivo utilizzo all'interno del veicolo. Le fuel cells General Motors di quinta generazione sono grandi la metà rispetto a quelli precedenti, ma sviluppano la stessa potenza ed offrono le stesse prestazioni. Le fuel cells di quarta generazione montate sul prototipo Chevrolet Sequel contengono 8 kg di idrogeno e garantiscono un'autonomia di 483 km, mentre quelle della Chevrolet Volt, pur garantendo la medesima autonomia, richiedono soltanto 4 kg di idrogeno.
I passi avanti compiuti in questo campo da General Motors sono una chiara indicazione del potenziale che ha la sua tecnologia Fuel Cells di essere una valida alternativa ai motori a combustione interna dal punto di vista delle dimensioni, delle prestazioni, dell'affidabilità e dei costi. All'efficienza di Chevrolet Volt contribuisce l'utilizzo di molte innovazioni tecnologiche e di materiali leggeri. La vettura ha una massa stimata in ordine di marcia di 1588 kg, che è inferiore del 30% rispetto a quella del prototipo Sequel. Le fuel cells sono state alloggiate completamente sotto il cofano ed occupano uno spazio paragonabile a quello di un motore a 4 cilindri con cambio automatico. Parafanghi, cornici dei finestrini, plancia strumenti e volante sono stati realizzati in un materiale plastico sviluppato da General Motors che permette di abbassare il peso dal 30 al 50%. La versione Fuel Cells E-Flex presenta anche la terza generazione dei motori inseriti nei mozzi realizzati da General Motors. Garantiscono un incremento della già notevole coppia motrice quando il veicolo funziona esclusivamente ad elettricità. La nuova tecnologia ha permesso di ridurre la massa del motore e di erogare maggiore potenza rispetto a quelli di prima generazione presentati nel 2003. It's basically all the time. Questa macchina funziona sempre a trazione elettrica. Le auto ibride a volte vanno a trazione elettrica, a volte a trazione convenzionale e a volte azionate da entrambi i sistemi. Nella Volt è sempre attiva la trazione elettrica e il fatto di avere un piccolo motore a combustione interna è semplicemente per avere a bordo un propulsore in grado di ricaricare le batterie. L'auto è molto sofisticata perché la vettura è il risultato dell'impiego di soluzioni tecnologiche molto avanzate. Ad esempio, questa macchina non possiede una trasmissione convenzionale, quindi è molto più sofisticata rispetto agli attuali ibridi in commercio e noi pensiamo che questi sistemi flessibili in vetture di questa misura sarà ideale e intravediamo un futuro in questo senso. L'ultima evoluzione è un veicolo eccezionale poiché con uno dei motori elettrici si migliora l'efficienza a bassa velocità, ottenendo le migliori prestazioni assolute che una vettura ibrida attualmente possa offrire, mentre il secondo motore elettrico aumenta l'efficienza a velocità e regime elevato. But the second mode, or the two-mode part of that, allows us to not only work very efficient at high speed, which the others cannot, but also allows you to have full towing capability. Abbiamo cambiato le carte in tavola con questa macchina, dovuto al modo con cui la tecnologia delle batterie viene sviluppata. Quello che prima non si poteva fare per l'ingombro, il peso e la mancanza di potenza, ora è possibile farlo grazie al grande sviluppo che hanno subito gli stessi veicoli. Noi l'abbiamo nel lavoro nella Volt, che avrà una grande importanza nello sviluppo futuro degli accumulatori. Quindi queste batterie, sviluppate per equipaggiare la Volt, potranno essere interessanti per applicarle negli autobus ibridi e persino l'uso negli aeroplani, perché quello che è importante è il modo come è stata sviluppata la tecnologia presente all'interno delle batterie. La Chevy Volt è il centro più importante dello sviluppo delle tecnologie e delle batterie. L'importanza di avere degli accumulatori che possono immagazzinare molta energia in modo sicuro e durante un lungo periodo di tempo significa cambiare le carte in tavola ed è quello che cerchiamo di fare alla General Motors. Noi crediamo molto in questo programma della Chevrolet Volt. Abbiamo un determinato numero di persone qui alla General Motors, abbiamo dei fornitori sul posto e abbiamo un altro luogo di sviluppo da dove provengono maggiori informazioni di costruzione e collaudo. Quindi è vero che abbiamo ancora molto sviluppo da fare, ma abbiamo anche i posti qualificati dove poter fare un buon lavoro.